Salve a tutti, sono Ryuka e siamo qui con l'analisi della patch 12.11. Patch che va a riprendere quello che era stato precedentemente elaborato della scorsa patch e quindi va a riprendere la durability patch e tutto quello sono cambiamenti relativi a questo. Per la maggior parte sensati, è una delle poche patch che posso dire che quasi interamente non mi ha fatto storcere il naso, ci sono giusto un paio di modifiche, ma le andiamo a analizzare subito insieme. Velvet, nuovo campione, jungler, uscirà domani sera alle ore 10 insieme al resto delle skin che andremo a vedere successivamente. Velvet, jungler, lo andremo a sviscerare in questi giorni in live, proprio per questo sotto in descrizione troverete il link al mio canale Twitch e a tutti i miei social per continuare a seguirmi. Aphelios, passiva di Aphelios che viene fatto un piccolo buff e riceve più attacco bonus, è in un momento che fa un po' fatica e gli viene data letalità bonus dalla passiva a tutti i rank dopo il primo, tra l'altro anche di un buon quantitativo, quindi vengono toccate, e questo si vedrà molte volte, statistiche base aumentandole o diminuendole giusto per bilanciare il campione senza andarlo a toccare particolarmente, e questo lo vedremo altre volte. Brand, come altri campioni, come altre discussioni che abbiamo affrontato anche in live negli scorsi giorni, è uno di quei campioni, come esistono poi i set di item e tutto il resto, che scalano sulla vita. E in un meta, quello introdotto nella scorsa patch, dove tutto ha più vita, tutti questi scaling sugli HP erano diventati molto più forti. Per questo viene nerfata la sua passiva, passa da 3 a 2,5 della salute massima nell'arco di 4 secondi, e per la passiva la detonazione passa da 10 a 14 dal livello 1 a 17 a da 9 a 13 sempre dal livello 1 a 17, quindi è un ribilanciamento proprio dei danni. Sul complessivo dovrebbe rimanere quasi invariato rispetto a prima, ma si evita, anche perché comunque gli Andri andremo a vedere non è stato così tanto toccato, che gli permette comunque di sopravvivere ma di non fare danni in modo casuale. Caitlyn viene buffata. Vengono aumentati i danni fisici della Q di Caitlyn, che non è affatto male, anzi soprattutto lo scaling percentuale con l'attacco fisico prende davvero un grosso valore, si parla da un 5% in meno a livello 1, ma si passa fino a un 205%, che fa davvero molto male, e soprattutto il costo in mana dell'abilità dopo il primo livello, che è leggermente più alta, progressivamente cala fino a diventare molto molto meno pesante. Stesso discorso viene applicato a Rete Calibro, la E, i danni magici base vengono aumentati a tutti i livelli e la ricarica della spell dopo il primo livello decresce in modo maggiore. Questo gli dà due strumenti per arrassare, per difendersi, molto molto forti, che dovrebbero dare a Caitlyn strumenti in più per combattere. Io tra l'altro, che mi diverto ogni tanto a giocare alla Lethality, sono modifiche che mi fanno quasi un po' sorridere, ma nella versione classica, quella che dovrebbe essere normalmente giocata, gli permette di wave clearare in modo più efficace, poccare in modo più efficace, di avere un'identità da early game più forte. Fizz, modifiche come abbiamo detto prima, le statistiche base, viene leggermente diminuita la salute, la crescita della salute, e quindi la salute complessiva a livello 18, a favore però di maggiore mana, quindi è un ribilanciamento che lo vuole rendere forse più aggressivo, più fragile, ma con la possibilità di ingaggiare o fightare più spesso, quindi è una modifica interessante che vedremo nel complessivo come andrà a impattare sul campione. Gragas non è messo benissimo prima, soprattutto la versione AP, e ora lo è ancora di meno, perché una volta fatta la combo comunque con Gragas o si shottava o comunque anche a fronte di un po' di poke non si aveva una grossa utilità. Quindi danni della Q del barile che vengono aumentati sullo scaling sul potere magico, e soprattutto la ricarica viene diminuita di un secondo ogni level. Questa è fantastica, è una modifica che mi piace un sacco. E urto devastante, anche essa ha la ricarica diminuita, in questo caso in early game, di 2 secondi, quindi lo rende molto più aggressivo, con la possibilità di aggredire molto più spesso. Queste sono modifiche che non penso risolveranno la situazione di Kragas attuale, ma gli danno una piccola spinta. Gwen
È un periodo che, lo dicevo, è molto forte, soprattutto più si sale di Elo. Io gioco intorno a Diamante e quando si trovano Gwen che sanno giocare sono molto difficili da gestire. Per questo la vanno a nerfare. La V ricarica armature bonus di resistenza all'interno della nebbia, vengono diminuite in early game, non è più un valore flat, e la ricarica dopo il primo rank è diminuita fino ad avere 4 secondi in più in late, quindi diventa una spell che deve essere molto più centellinata, deve essere più utilizzata con il contagocce. Ma soprattutto sono molto molto contento della modifica che viene fatta alla E. Ricarica rimborsata al primo autoattacco che da 60 passa a 50, perché il pattern di Gwen era sempre lo stesso. Caricavo la passiva per la Q, andavo addosso, base attack, Q, me ne andavo. E il pattern era sempre quello, finché non ti poccava, finché non ti portava a un certo punto in cui eri così tanto basso che ti potesse aggredire. Ora lo può sempre fare, ma in modo meno efficace. Quindi è una bella modifica. Irelia, questa è una delle poche modifiche rispetto a quello che ho detto inizialmente che mi fanno storcere il naso. Irelia ho giocato anche l'altro giorno, non penso in live contro Irelia, e la trovo estremamente aggressiva. E il fatto di vedere dei buff così consistenti sul campione un po' mi preoccupa sulla sua situazione, perché ho paura che inizi davvero tanto a snowballare. Q, guarigione dell'impeto della lama che viene aumentata lo scaling, tra l'altro in early game del 2% a tutti i rank, non solo in early game, a tutti i rank. Irelia. Irelia è uno di quei campioni che, rispetto a quello che ho detto prima, mi fa un po' storcere il naso all'interno di questa patch, perché trovo che Irelia attualmente sia molto forte e dargli un buff, ulteriori strumenti in modo così plateale, ho paura che vadano a rompere il campione e lo rifacciano tornare in uno stato di assoluta dominanza, soprattutto ai rank più alti. Guarigione della Q, che viene aumentato del 2% a tutti i rank, e già questo è un buff enorme, che le dovrebbe permettere di fightare più a lungo contro quei campioni che hanno più HP, ma la rendono molto più difficile anche da uccidere. E la E, la ricarica, che viene diminuita durante i primi rank, quindi gli dà più possibilità di aggredire, rende ancora più aggressiva all'interno dell'early game, e la cosa mi spaventa molto. Penso che si vedranno parecchie reglie snowballare in modo anche molto prepotente. Questa è una di quelle modifiche che mi preoccupa molto, mi fa un po' storcere il naso, però vedremo come sarà gestita all'interno del meta. Kayn, mietitura la Q in forma d'Arcanine, i danni che passano dal 65% di attacco fisico più 5% più 5,5% ogni 100 attacco fisico bonus della salute massima bersagli, che passano a 65% attacco fisico più 5% più 5 ogni 100 di attacco fisico bonus. È lo stesso discorso che può essere applicato per Brand. Vedremo vari nerf, vari ritocchi a kit dove il danno scalava sugli HP, perché nel momento in cui tutti hanno più HP, tu diventi automaticamente molto più forte. Quindi viene diminuito in modo che il danno sia più o meno sempre lo stesso e comunque non vada a snowballare all'interno di una patch che punta di un meta in cui punta ad avere teamfight più lunghi e comunque che funzionino meglio. Kog'Maw, sputo corrosivo, riduzione, stesso discorso, armatura e resistenza magica che viene diminuita a tutti i rank di un 2%, velocità d'attacco bonus passiva che in questo caso viene diminuita soprattutto di un 5% durante l'early game, lo vuole proprio andare a muovere, vuole proprio andare a muovere il campione più verso il late game. Sbarramento bioarcano, danni su combo percentuale sulla salute massima, che dopo il primo rank vengono diminuiti progressivamente fino a un 1% in late. Questo serve a gestirlo, perché effettivamente i danni percentuali di Kog, soprattutto agli elo più alto, stanno iniziando a fare parecchio danno. Scusatemi il gioco di parole. E quindi in questa maniera dovrebbe essere molto più semplice comunque giocarci contro, soprattutto durante le prime fasi di corsia. Lee Sin essendo un campione molto da early, faticava e quindi viene buffato. Attacco fisico base che viene aumentato e vengono sostanzialmente aumentati i danni della Q su
sia sul primo colpo sia sul secondo colpo quando entrate, ed è davvero davvero una modifica fratta interessante. Penso che rivedremo qualche design in lane, ne sono abbastanza convinto a seguito di questa modifica, ma sicuramente il classico design jungle ne beneficerà parecchio e gli permetterà di essere aggressivo, era un po' sparito dalle scene negli ultimi periodi. Lilia, salute base che viene diminuita, questo è un nerf più verso Lilia top che Lilia in jungle, e la passiva, i danni della povera dei sogni, che viene diminuito lo scaling ogni 100 potere magico. Questo viene fatto per lo stesso motivo di Brand e di Kane, non si può lasciare uno scaling sugli HP invariato nel momento, e io l'ho detto tante volte, in cui tutti hanno più HP, perché involontariamente tu fai più danno in una patch che puntava invece il suo fulcro a creare teamfight più lunghe, a fare comunque meno danno, in modo che comunque fosse anche l'abilità dei giocatori e non solo il burst del campione a essere la chiave di volta all'interno di certe teamfight. Mastery che viene brutalmente nerfato, questo è proprio un nerf cattivo a Mastery che penso influirà sul campione, anche perché viene più giocato a basso elo. Crescita salute base che viene diminuita, quindi salute livello 18 che va a perdere più di un centinaio di HP. E stile Vujo, i danni puri bonus sul colpo che vengono diminuiti dopo il primo rank, quindi questo è un nerf al late game di Mastery. È una modifica interessante che va a toccare il punto di forza del campione, quindi il late, vedremo. Forse posso immaginarlo comunque commisurato a una build che si fa su Mastery, dove va preso Kraken, la Madera in rovina, oggetti similari, comunque con uno scaling su HP, si vuole un attimo gestire il campione in modo che non faccia così tanti danni puri o ignori così tante resistenze. Still è un nerf nella sua parte forte, che è late, quindi vedremo come è stato gestito, vedremo anche che impatto avrà sul campione, sia eli un po' più alti sia a basso elo. Nunu che subisce un buff molto interessante, la Kun consumazione, guarigione contro unità diverse dai campioni, che viene aumentata anche di un grado considerevole sullo scaling della P e soprattutto sulla salute bonus di un 4% e di un 20% sulla P. La guarigione contro i campioni, che anch'essa va a beneficiare di un buff molto similare, si parla di un 12% di scaling sulla P e quasi il doppio sulla salute bonus, quindi gli permette di essere molto più resistente in un periodo che è forte ma non è mai la scelta migliore. Ma soprattutto viene nerfato, viene buffato la E, la ricarica, che dopo il primo rank scala fino ad arrivare a 10 secondi, che penso rimanga la Q, la spell base da andare a prendere soprattutto per clearare velocemente, però è interessante, permette a Nunu di applicare molti più controlli e va, visto che comunque parliamo di scaling anche sulla salute bonus, ad avere un'entità da tank più forte, non solo in una versione AP o comunque ibrida off tank AP. È interessante, sono modifiche davvero interessanti. Olaf era tipo immortale attualmente, quindi viene nerfato, soglia valore massimo per rubattività che da 22,5 passa a 30 di salute massima, la rubattività che da 10 a 30% passa da 8 a 25, grazie. L'ascia turbinante che per via dei prossimi nerf viene buffata, ora il tempo tra un lancio e l'altro passa a 2 secondi e mezzo e va a prendere 10 danni flat a ogni rank, quindi fate un pochino più male, tirate più asce, che è comunque pericoloso. Ma la ricarica della V in questo caso dopo primo rank diminuisce meno, fino a perdere 2 punti una volta maxata. L'armatura resistenza magica passiva della R, della ulti, dopo primo rank viene diminuita. Questo per tenerlo a freno durante le fasi più avanzate, in cui lui si lanciava a capofitto all'interno di una teamfight e era immortale, rimaneva lì a continuare a picchiare all'infinito intanto che il resto del team faceva cose. Quindi questa è una modifica molto 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 interessante, che penso sia giusta, e come tante modifiche mi stanno piacendo tanto. Questa è forse una delle patch che più sto trovando bilanciata da tanto tempo. E poi arriviamo a Rakan, è stato buffato, non era un meta troppo favorevole a Rakan, c'è a dire che i buff che gli hanno fatto sono enormi,
probabilmente esagerati, penso che verranno ritoccati a ribasso, non dico in una patch di emergenza o una mid patch, ma sicuramente penso che lo rivedremo, perché guarigione che viene letteralmente aumentata di tantissimo, da 18,90 passa a 30,115 della Q, è tantissimo, per sia in early sia in late. La ricarica che diminuisce di 2 secondi ogni rank della V, e quindi permette di essere di ingaggiare, e soprattutto questa. Costo in mana diminuito, tra l'altro parliamo di 20 in early game fino a 40 in late della E, e la forza dello scudo che viene aumentata di 15 a ogni rank, è enorme. Non c'è nient'altro da dire, è davvero davvero una modifica molto molto forte. E non c'è nulla da dire. Wow, questo è proprio wow. Questo è un buff a tutto tondo Rakan, che diciamo che in un meta di Enchanter, una Lulu, una Soraka attualmente facevano molto meglio di lui. Però questo rende davvero molto forte e molto pericoloso. Rengar. Rengar viene nerfato. Salute base che viene diminuita. E la ricarica dell'R che viene aumentata dopo primo rank. Grazie, perché era arrivato che ogni 70 secondi ridotti dal CDR lui si shottava qualcuno. In una patch dove la chiave era essere una ricarry e essere comunque un campione squishy e non esplodere istantaneamente, lo rendeva molto frustrante. Ora, due è molto meno resistente, perché più di un'occasione ho notato anch'io che Rengar entrava, shottava e riusciva anche a uscirne in modo abbastanza agevolato. Ora sarà più pericoloso per lui e soprattutto dovrebbe shottare un po' meno, quindi questa riduzione della ricarica dovrebbe fermare il suo potere di snowball durante le fasi più avanzate del game. Ryze viene buffato. Ryze penso che di vedere nerf e buff sempre più o meno le stesse spell, e penso sia in un momento in cui stia un attimo arrancando. Lei è flusso incantato di Ryze che va a prendere un 5% in più sul potere magico, e questo non è male, ma soprattutto va a perdere 5 in ogni rank di costo in mana, e quindi lo spam di Ryze, poi legato anche alla Q, sarà molto più forte. Non penso risolverà i problemi di Ryze, vedremo, stanno andando con certi campioni, tra cui Ryze, vanno sempre col contagocce sia coi buff coi nerf, perché con una virgola può diventare uno dei campioni dominanti del meta o un campione totalmente inutile all'interno del meta. Quindi vedremo l'impatto che avrà. Samira viene buffata principalmente più per la sua fase forte, quindi il mid to late. La crescita dell'attacco fisico diventa più forte, quindi andiamo a prendere quasi più di 5 una volta arrivato al livello 18 di AD totale. E andiamo a vedere la Q, i danni della Q, che vanno ad avere uno scaling maggiore di 5 di scaling sull'attacco fisico. Non è una modifica grossissima, ma nel momento in cui prende vantaggio la rende abbastanza forte. Samira è comunque forte, e anche lei è un campione che comunque va usato col contagocce, buff e nerf, perché una minima modifica può rompere completamente il campione. Senna. E di nuovo si modifica la passiva di Senna, questa è più una modifica per Senna giocata DC e non support. Percentuale ottenimento spettro della nebbia e minion uccisi da Senna, da 2 passa a 8. Quindi ora si scalerà la passiva molto molto meglio, e io sono sempre terrorizzato quando vedo queste modifiche, perché anche Senna è un campione che è molto facile da rompere. Per andare a controbilanciare, il rallentamento della Q perde un 5% flat. E la durata del rallentamento ora in early game è un secondo fino ad arrivare a 2, non è 2 secondi flat. Quindi si vuole portare Senna a fare fight meno aggressivi, ma che la vogliono portare a farmare, a scalare ed essere molto più forte durante le fasi avanzate del game, quando si è comunque fatte su un centinaio di stack, si ha molto più range e molto più danno, si ha una discreta percentuale di critico. È una modifica molto molto interessante quella che sto vedendo Senna, penso che la vedremo molto di più a DC che support adesso. Vediamo, sono un po' terrorizzato in realtà da questa modifica. Swain,
Swain cioè era forte, punto. Il rework di Swain stava facendo danni e quindi lo nerfano. Guarigione della passiva che viene diminuito di 0.5 nearly fino a 1% una volta arrivato in late. Visione dell'impero da W che viene nerfato anch'esso all'interno dei danni base, va a perdere sostanzialmente 5 ogni rank e ben un 15% di scaling con la P, quindi questo è un grossissimo nerf. R, ascensione demoniaca, guarigione per tick che anch'essa viene diminuita, dopo il livello 1 va a curare meno e va a perdere un 2% di scaling sulla P, quindi gli hanno dato meno, un po' meno danno sulla W e soprattutto la possibilità di guarire molto meno, perché davvero era molto molto forte, molto molto resistente e difficile da gestire. Ora continua a rimanere forte, continua ad avere i suoi danni, ma è un pochino più facile da punire qualora giochi troppo aggressivo. Silas, questa è l'altra modifica che mi fa storcere il naso. Letteralmente, e viene anche detto, Silas qui viene trattato alla stregua di un assassino. Silas non è un assassino. Silas dovrebbe essere un bruiser AP. Il fatto che loro lo dicono ridargli potere in modo significativo. Non lo so, sono molto molto perplesso. Questa è la modifica che più mi ha fatto storcere il naso. Perché letteralmente Silas è discretamente tank, ha molto sustain e soprattutto con campioni da poke o assassini non riesce ad andarli contro perché lui ti fa più danno. E la risposta di Riot è W, costo in mana, diminuito di 10 ogni rank, guarigione che viene aumentato di 5% lo scaling sulla P e la ricarica diminuita in early game, quindi lo si rende ancora più aggressivo. Ed è molto più difficile da punire perché ricordiamo che la V è il suo strumento di sustain. E già questo sarebbe una modifica enorme che lo rompe. Penso davvero che vedrete dei Silas che vi shotteranno a cui voi non farete danno. Penso che sarà questo l'andazzo, almeno per questa patch, e spero ritornano sui loro passi. Ricarica delay che viene diminuita di 1 a ogni secondo. Già non bastava quello, lo rendete proprio aggredisce shotta. Letteralmente con due rotation si può essere tank, non si può essere tank, può essere un assassino, può essere letteralmente chiunque. Silas vi farà il culo. Sono modifiche enormi, no, davvero senza senso. È una patch che mi piace molto, poi leggo questo e mi fa davvero storcere il naso, perché è una modifica davvero senza né capo né piedi, cioè è terribile. Tank Ench viene leggermente buffato, non è che sta malissimo Tank Ench, ma solito discorso, c'è chi può fare quello che fa lui molto meglio. Danni bonus sul colpo vengono aumentati della passiva, viene aumentato lo scaling con la salute bonus di 1.5, quindi un buon quantitativo. Guarigione sul colpo quando colpisce con la Q, che viene aumentato a livello di scaling. Ok, sì, ci si stavo riguardando i numeri e viene soprattutto modificata a livello flat. Se guardate i valori flat sono quelli che più ne vanno a beneficiare. Per quale motivo questa modifica? Ci dà più sustain, un po' più danno, un po' più sustain e soprattutto, questa in realtà non l'ho troppo capita, viene aumentato anche notevolmente, per si parla di 150, la forza dello scudo dell'R. Quindi lo si vuole rendere un pochino più utile, un pochino che faccia un po' più male e riesca a sopravvivere un po' di più durante la fase di corsia, magari giocato top, e sia molto più utile per il team anche come elemento difensivo. Modifiche belle, un po' preoccupanti, perché comunque abbiamo visto anche recentemente quanto può essere opprimente, quanto può essere forte il nuovo, perché parliamo comunque della versione reworkata non troppo tempo fa, di Tank Ench. Passiamo, Talia viene nerfata, salute base che viene diminuita, la ricarica che viene aumentata ad ogni rank per la Q, vengono diminuiti i danni a una pietra, a 5 pietre e del masso, perché letteralmente faceva i buchi, era molto molto forte. Per controbilanciare questo, i sassi della giungla sono più affilati, quindi la E di sfare terreno oggi fa 150% di danni ai mostri. Ottimo, quindi mi avete tolto danno per quando fate campioni, ma mi avete lasciato
più o meno intatto la sua possibilità di farming in giungla. Muro della tessitrice ora non può essere più tirato entro 3 secondi dopo che ha subito danni da un campione. Grazie, perché vedere Thalia che veniva ingaggiata, prendersi il muro e andare via era abbastanza frustrante. Forse sono un po' troppo i nerf se si vanno a leggere i numeri, ma penso che stiano applicando un nerf un po' più grosso, vedere come va, come si va a orientare win rate e successivamente poi magari a contagocce ridare qualche piccolo buff, ridare un po' di potere. Può anche essere che in realtà con questo si vada a bilanciare da sola e non ci sia bisogno di andare a toccare ulteriormente. Taric, mi fa strapiacere, era da tanto che venivo modifica Taric. Guarigione per carica, che viene aumentato lo scaling sulla salute massima di Taric, questo è enorme, e soprattutto la costo in mana 60 a tutti i livelli, è un buff a ogni livello ed è molto molto bello, è l'abilità che Taric spamma e ora costando meno lo rende davvero molto interessante. E luce abbagliante, la ricarica viene diminuita di 2 secondi ogni rank e la durata di esperimento è più lunga di 0.25, altra modifica eccellente, piccole modifiche mirate che vanno a far rinascere Taric. Sicuramente come support, poi ci sarà qualche pazzo che a seguito di questa modifica lo giocherà anche in lane, però davvero davvero molto interessante. Tryndamere l'hanno nerfato e quindi lo devono buffare. Guarigione base che viene aumentata da 25 a 57, passa da 30 a 70. Guarigione base per carica di furia anch'essa aumentata e questo gli dà molto sustain, ma questa è una modifica che secondo me poteva essere interessante. Il problema più grosso è la modifica R, viene diminuita la ricarica dell'R, quindi lo renderà estremamente più aggressivo e già sappiamo che se prende un po' di vantaggio Tryndamere è molto difficile da gestire. Non stava benissimo attualmente, ma una modifica del genere rischia di renderlo un po' troppo forte. Vedremo poi come si andrà ad assestare. Veigar viene un po' nerfato, statistiche base da 23 a 21, crescita armatura che da 3 a 75 passa a 4. E punto in ritorno ha una ricarica aumentata durante l'early game, quindi è più punibile durante la sua fase meno forte che l'early game. È un nerf non troppo pesante che mira a rendere Veigar un po' più facile da punire prima che diventi ingestibile e bisciotti con un R. Wukong viene nerfato, poveretto, la ricarica della V viene aumentata in early game e lei colpo della nuvola fa 20% di danni in meno ai mostri. È un nerf a Wukong jungle, un po' mi dispiace perché era un volto nuovo in giungla, però stava iniziando a diventare abbastanza problematico da gestire. Nerf non troppo pesante che dovrebbe non avere un impatto troppo grosso su campioni, non almeno a Eli, anche medio alti, qui penso si sentirà molto molto più avanti. Xin Zhao passiva, la guarigione viene aumentata e anche notevolmente, non stava benissimo nel meta e lo vogliono fare tornare un jungler viabile e letteralmente viene nerfato a tutto tondo. Viene dato più 3% di attacco fisico che, di scaling, che è enorme. Il vento diventa fulmine da W, i danni da fondo che aumentano a livello base a tutti i rank di 10, viene aumentato di 10 lo scaling con l'attacco fisico e di 15 quello col potere magico. Ora non giocatelo a P, però anche questo è un ottimo buff e soprattutto il costo in mana dopo il primo rank va a diminuire, quindi lo strumento che può essere utilizzato più spesso per ingaggiare insieme alla E ora è molto più viabile e fa molto più danno. È una modifica molto interessante, non penso risolva completamente i problemi del campione, ma lo rende molto molto interessante. Zeri non ce la si può fare a non avere grossi modifiche Zeri, soprattutto la cosa che ho più sofferto è stata la modifica del volto, in realtà qualche patch fa non mi piace la nuova espressione, un po' la pesce adesso che ne hanno dato, ma al di fuori di questo Zeri è un po' la situazione che ha vissuto anni fa Zoe. È un campione con un kit molto particolare, molto difficile da bilanciare, che viene continuamente stravolto finché non si trova quello che può essere definito il suo equilibrio. Q
Danni attivi della Q che vengono aumentati come valore flat a tutti i rank e dopo il primo rank aumenta anche lo scaling con l'attacco fisico totale. I danni caricati della passiva che mantengono lo stesso danno flat ma hanno un 10% di scaling con il potere magico migliorato e viene però tolto il rallentamento dell'attacco caricato della passiva, quindi viene ribilanciata la spell. Laser Ultra Shock. I danni della spell vengono aumentati di 10 di scaling con l'attacco fisico, quindi un altro buff abbastanza grosso. Viene aumentato il rallentamento in... viene diminuito il rallentamento dopo il primo rank. La ricarica della spell viene diminuita di un secondo ogni rank, ma ora se la V di Laser Ultra Shock colpisce un muro, adesso può infliggere colpi critici a campioni e mostri. Non lo so, avevano provato a fare una modifica su PBE non tanto tempo fa, Jinx, molto simile, dove la V poteva avere la possibilità di crittare, un po' mi fa paura. Sicuramente questo vuole essere un'ulteriore spinta alla build, che ormai è diventata la build di Zeri critica, full critica. Interessante, questa è una modifica che sicuramente ho voglia di provare. E scarica di scintille. Ricarica della spell che viene diminuita ogni rank, anche in modo considerevole, si parla di 4 secondi. Riduzione ricarica per attacco che da 1 secondo passa a 0.5 e riduzione ricarica per colpo critico che da 3 secondi passa a 1.5. Questo è un buff davvero molto forte a una spell che le permette di riposizionarsi, di scappare dalle imboscate o anche semplicemente di essere più aggressiva e aggredire. R, schianto elettrico. Ricarica che viene diminuita di 20 in early game al primo rank fino ad arrivare in pari una volta in realtà che si è arrivati a quindi 20, 10, 70 si arriva in pari una volta maxata. Velocità di movimento per carica che da 1.5 passa a 1, quindi la si ha più spesso ma si prende meno velocità. Cariche per campione colpito da schianto elettrico da 4 passano a 8 però, quindi in realtà se viene tirata bene all'interno del teamfight può diventare molto forte. È un ribilanciamento, non è né un buff né un nerf, ma un ribilanciamento completo del campione che dovrebbe dargli un'identità migliore. Oggetti. Questa modifica in realtà non mi è particolarmente piaciuta. Generalmente la ferita grave dal 30% che era stata impostata la scorsa patch passa al 25% di guarigione ridotta e quella potenziata dal 50% al 40%, va a perdere 5% su quella base e 50% su quella potenziata. E questo in realtà viene applicato a tutti gli oggetti di ferita grave che adesso andiamo a vedere. E in realtà vedendo Silas che gli è stato, o Irelia, gli sono stati dati più strumenti di sustain, vedendo comunque che in bot lane Yumi, Soraka, un sacco di enchanter stanno facendo un ottimo lavoro, ma non solo la situazione in bot, anche in altre lane, vedere la ferita grave così tanto nerfata un po' mi spaventa, perché sì, capisco il concetto che se comunque è stata nerfata tutta di sustain precedentemente, ma togliere ferita grave permette a certi campioni che si basano su sustain o certe comp che si basano su sustain di essere davvero davvero molto forti e difficile da punire. Vedremo, magari è una mia considerazione sbagliata. La passiva del corpetto quando viene colpito aumenta da 3 a 4 danni magici all'attaccante, questa è un'ottima modifica, e ovviamente a ferita grave viene nerfata. Stesso discorso, stessa modifica, viene applicata alla corazza spinata come vi ho letto su e viene aumentata però lo scaling della passiva di danni magici all'attaccante che dal 10% di armatura bonus passa al 20%, quindi è un'ottima modifica sui tank. Chiamata al carnefice fa perdere ferita grave ma guadagna 5 di attacco fisico, viene un po' ribilanciato. Memento Mori, attaccare un campione con attacchi base mentre effetto a ferita grave aumenta l'effetto di non più 3 volte ma 2 volte, quindi questo è un nerf totale all'item. Spara catena Champunk, attacco fisico aumentato di 10, velocità abilità aumentata di 10, questa è una modifica enorme, questo ho iniziato a usarlo. E ferita grave potenziata diminuita di 10 come è stato messo prima. Potere magico della sfera doble aumentato di 5 a favore del 5% che si è perso di ferita grave. Morello, potere magico aumentato di 90, salute aumentata di 50, sempre per controbilanciare la perdita di ferita grave.
Purificatore Chemtech, portiere magico aumentato di 5 per sempre andare a controbilanciare la ferita grave potenziata che è andata a perdere. Oggetti dei maghi, la corona, potere magico che da 60 passa a 70, e non più 80 ma 90 se, per l'oggetto capolavoro di Or. È un buon item, non è dei migliori, diciamo che è molto situazionale in realtà. Gelo perenne, viene diminuito la durata in mobilizzazione da 1,5 a 1 secondo, grazie, perché era davvero fastidioso a giocarci, soprattutto su campioni che già disponevano i CC nel loro kit e facevano di questo ulteriore CC un altro strumento per tenervi inchiolati sul posto. Tormento di Liandri, danni da ostione che da 60 più 6% del potere magico più 4% di salute massima passa a 50 più 6% potere magico più 4% di salute massima, e lo stesso vale per la modifica di Orne. È un nerf di 10 flat dei danni da ostione che però non va a toccare la salute massima, forse perché molti campioni che lo utilizzavano hanno già ricevuto loro un nerf. Still, il fatto che tutti abbiano più HP, più di quei 10 che va a perdere sul danno da ustione, e non viene in realtà toccato il scaling con la salute massima, lo rende comunque un item molto forte all'interno di questo meta. Mietitore notturno, grazie, perché è un item che a me piace molto e faceva un po' schifo. Velocità abilità che da 15 passa a 25, e ovviamente lo stesso buff di 10 viene applicato alla versione di Orn. La ricarica per campione ora da 40 passa a 30 secondi e è interessante, è una bella modifica, non penso sbloccherà la situazione dell'item ma lo rende un pochino più appetibile. Sagoma Landa, potere magico che da 80 passa a 70, quindi questo è un nerf. Perché? Perché nel dubbio un sacco di campioni non AP, non so cosa prendere a livello di statistiche, piuttosto che qualsiasi altro item prendeva questo, perché comunque Omnivamp è uno strumento di sustain che poteva andare bene. Questo rende un po' meno appetibile a favore di andare a prendere qualcos'altro. Oggetti da tank. Vogliono dare un boost incredibile agli oggetti da tank, li andiamo a analizzare insieme, e soprattutto ai tank che hanno proprio identità nel buildare HP, buildare grosse resistenze, perché comunque tutti adesso erano più tank, loro stavano un po' perdendo quella che era la loro identità e quindi la vogliono andare a rafforzare. Costo totale d'eccezione di Bami diminuito di 100 perché viene diminuito di 100 il costo per combinare. Per mantenere invariato il costo, tutti gli item che si basano su tizioni di Bami costano 100 in più, quindi il costo totale rimane invariato, ma tutti prendono 100 HP in più, che è enorme come modifica, è davvero davvero forte, li rende molto molto più resistenti. Maschera Abisso, resistenza magica che dal 30 passa al 35, e ora la passiva di disfare si ottengono non più 7 ma 9 resistenza magica bonus per ogni nemico maledetto. Ottima ottima modifica anche questa, anche se hanno perso l'icona nel mentre. Voto del cavaliere, 10 in più di velocità abilità, questo lo adoro su support tank. Orgoglio Randuin che dà 10 di armatura in più, quindi permette di resistere molto di più. Corazza spirituale che ha 10 in più di resistenza magica. Convergenza di Zeke che ha 10 in più di armatura, ottimo. Oggetti da combattenti invece vanno a subire un nerf, perché la categoria dei fighter stava abbastanza dominando. Io stesso ho fatto una flex ieri sera giocando set e povero chi ho trovato davanti, davvero l'ho asfaltato. Quindi vanno un po' gli item specifici da fighter a nerfarli, a ribilanciarli. Danza della morte, il rapporto di guarigione perde un 20% di scaling su attacco fisico bonus. Viene aumentato di un 1% la rubabilità della lama in rovina, e questo mi fa sempre paura perché è un item che sui fighter è davvero tanto forte. Letteralmente su certi campioni già ora lo buildo come primo item e mi spaventa molto. Fauci di Malmortius, la ricarica che passa da 60 a 75 secondi, quindi è un nerf. Attacco fisico bonus del pegno di Sterak che da 40 passa a 45% e la linea vitale che da 70 passa a 75%, quindi è un ribilanciamento dei vari item in modo da renderli più o meno offensivi in base alle situazioni in cui venivano buildati. Succhia sangue, abilità passiva
critica che da 5 passa a 7 di velocità abilità per oggetto leggendario. Anche questo è molto forte. Vedo certi campioni che si basano su sustain che riduzione delle ferite gravi, pegno di Sterk più forte, lama in re rovina più forte. Per fortuna non è rifatto la danza della morte, letteralmente si arrivava a una pseudo immortalità. Uccisore di Kraken. I danni puri bonus che dal 60 passano al 50, più dal 45 al 40% di attacco fisico bonus. Questo è un nerf abbastanza grosso proprio per il discorso che facevamo prima. Se tutti hanno più HP, questo item funziona molto meglio. Quindi poi Vayne, la scorsa patch, questo item, la sua passiva contro tutti che hanno più HP faceva blocchi di danni incredibili. Ombra tagliente, la ricarica viene aumentata di 5 secondi. Loro dicono che forniva un po' troppo controllo della visione, ma già veniva non troppo utilizzata precedentemente e onestamente non so come potrebbe essere utilizzata nuovamente, quindi mi fa un po' storcere il naso questa modifica. Penso che potrebbe essere uno di quegli item che comunque tenderà a essere ignorato e mi spiace perché in realtà la meccanica e il funzionamento è molto interessante. Sistemi. I danni delle torri che vengono un po' diminuiti e in realtà soprattutto in early game preferivo di no. In realtà vanno a perdere un 5 in early per poi perderne tanto in late, da 3.91 si passa a 3.44. Nota, le torri infliggono fino a 120% di danni aumentati ai campioni. Questo sì, però era bello comunque l'avere paura delle torri. Non vorrei che si ritornasse a sì, vabbè, io ho un tank, mi butto sotto torre, non mi interessa, tanco 10 hit intanto che i miei fanno robe e poi dopo me ne vado tranquillo senza morire. Non sono molto fan di questa modifica. Mi piaceva il fatto che le torri comunque fossero molto pericolose e l'identità della torre dovesse essere comunque valutata. Ogni tower dive doveva avere una valutazione maggiore. Qui è più vado, non mi fa impazzire. Nuovo clash. Ora la chat di fine partita è facoltativa, vedete i messaggi degli altri giocatori nella lobby di fine partita solo se cliccate sull'icona della chat o inserite un messaggio. Cliccare sull'icona della chat attiverà e disattiverà i messaggi ai giocatori. Della serie, se sapete che c'è qualcuno tossico, non cagatelo. Molto molto semplice. Vengono risolti tutta una serie di bug. Nuovi aspetti in uscita, Velvet boss da battaglia che uscirà domani insieme al campione. Abbiamo le nuove skin legate all'evento estivo che sono Ash canto dell'oceano, Zeri canto dell'oceano, Yon canto dell'oceano, Nidalee e Seraphine canto dell'oceano. E poi ci sarà la prestige di Seraphine che immagino sarà ottenibile attraverso le essenze mitiche e poi successivamente tramite reroll. Loro hanno i loro patch, ricordo che queste skin escono domani 9 giugno alle ore 22. Signori, vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato esaustivo. Se volete commentare, se avete dubbi o pensate in modo diversamente, perché comunque molte considerazioni sono frutto della mia esperienza, vi aspetto qui sotto nei commenti. Alla prossima e grazie mille.